Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Francesca e qui si parla soltanto di argomenti frivoli, tra cui il make-up, soprattutto make-up. E oggi parliamo di Sì. base viso. Base viso. Ho anche messo per l'occasione uno schermo del televisore un pochino più, un'atmosfera più calda e accogliente. Allora, come base viso voglio parlarvi oggi del fondotinta Bella Oggi, questo qui. È la terza volta che giro il video. Allora, questo fondotinta è una nuova generazione di fondotinta per l'azienda. Adesso vi faccio leggere la pagina, questo qui, ufficiale di Bella Oggi. Eccolo qua. C'è scritto nuova generazione di donne, nuova generazione di fondotinta, Youth Generation F. Veste la pelle di un film sottile donando un finish levigato e setoso. Formula ultra liquida, ed è vero. Poche gocce esaltano l'incarnato e creano una base perfetta. Mix di tre acidi ialuronici per un'idratazione un'idratazione profonda ed effetto filler. Allora, io ho avuto modo di provare di acquistare questo prodotto in offerta con la rottamazione del make-up. Cioè, in cosa consiste la rottamazione da Tigotà? Praticamente, se portate ad Altigotà un vostro vecchio make-up, che sia del brand che rivendono o che non lo rivendono, che sia scaduto, che non vi piace, che sia finito, lo portate, loro vi applicano il 25% di sconto, a meno che però lo stesso il prodotto che voi acquistate non deve essere in offerta. E quindi su questo qui mi è stato applicato il 25% di sconto. Purtroppo la pecca di questo fondotinta ci sono le colorazioni. Questo che ho scelto io è la numero 2, sembra scura, ma non lo è affatto. Volevo paragonarlo come packaging a quello di Puro Bio, ci assomigliano tantissimo. Qui praticamente ci sono 18 ml, se non erro sono 18 ml, sì. 18 e poi ce ne sono 17. Questo costa 15, se non erro, 14 e questo costa 10,90 all'incirca. Io ripeto, ho pagato 7 euro qualcosa perché c'è la rottamazione. Vi faccio vedere gli swatch, giusto per farvi capire il colore, ma sono due prodotti simili ma completamente differenti perché uno è siliconico, l'altro è naturale, quindi non c'è proprio paragone su entrambi i prodotti. Eccolo qua. Questo è il Puro Bio, sempre numero 2. Questo è il Bella Oggi. Vedete la differenza di colore? È piuttosto evidente. Allora, la colorazione da me scelta è stata la numero 2, perché la numero 1 è una colorazione piuttosto chiara. La numero 2 sembra scura, ma non lo è. La numero 3 è la più scura, ma non scura per le perle scure. Per le pelli scure sono diventata cinese, sì. Prima di applicare il prodotto, in questi giorni ho usato l'olio idratante di Mulac, ma più che altro per una curiosità, perché questo tipo di prodotto sulla mia pelle secca tende un po' a evidenziare, almeno questo di Puro Bio, tende a evidenziare le mie zone secche del viso. Però questo qui, senza quest'olio, questo qui di Bella Oggi, senza l'olio, si è comportato piuttosto bene. Allora, adesso vi mostro le mie zone secche del viso. Questa parte, la parte in fronte, il mento, insomma, ho un po' di zone secche da andare a coprire. E come faccio? Il metodo di applicazione mio preferito, provato in questi giorni, è questo dell'Oval Brush di Royal Beauty. Ho provato con la spugnetta, ma beve troppo prodotto. Ho provato con questo qui, ma non mi piace tanto. Con questo qui è perfetto. Come faccio ad applicarlo? Bastano pochissime gocce, veramente poche. Così vado. 1, 2, 3, 4 gocce.
Sulla fronte non ci vado perché avendo delle rughe di espressione non faccio altro che andare ad evidenziarle ancora di più. Perché è bellissimo, perché c'è un deposito appunto di prodotto. Ok, faccio il mio solito, stendo tranquillamente il prodotto in questo modo. Vedete la colorazione sembrava scura, invece adesso appena applicato addirittura sembra chiara. Sembra che abbia un sottotono rosato. Ma non vi preoccupate perché tutto cambia. Ecco, sulla fronte vado a scaricare, senza applicare ulteriore prodotto, scarico il pennello del prodotto appunto che ho applicato nelle altre zone del viso. Ho parlato italiano? Molto bene. Quindi non vado a mettere ulteriore prodotto sulla fronte proprio perché ci sono rughe di espressione, quindi mettendo ulteriore prodotto vado a enfatizzarle ancora di più. Quindi ne basta veramente poco, ma proprio pochissimo. Se volete un stratificarlo, ben venga, sì, ma non esagerate perché questa tipologia di prodotto non fa altro che accumularsi nelle zone dove voi appunto avete secchezza. Qui, disturbatore seriale, sulla fronte, sul mento. Adesso vado un attimino a farvi vedere un altro prodotto di Bella Oggi, che non c'entra con questa collezione, ma era un'altra, era la Feel Glow. Questo è un correttore illuminante ed è il numero 02, Radiant Glow 02. Appunto, non nasce come correttore correttivo delle occhiaie, ma nasce come correttore illuminante. Quindi adesso lo vado a mettere così alla cazzum, giusto per farvi vedere un po' l'effetto finale, anche per andare a correggere un attimo queste bruttissime occhiaie che tolgono un pochino. Distolgono l'attenzione su quello che io vi voglio dire sul fondotinta perché queste occhiaie non si possono guardare. Ecco qua, questo non nasce come appunto correttore correttivo, ma adesso andiamo a fare giusto una per farvi vedere l'illuminazione. Vedete come illumina leggermente la zona del viso. Lo consigli ad una pelle grassa? Io lo consiglio perché è un prodotto che non si sente sul viso, è molto leggero, poi basta settarlo un pochino con la cipria, anche perché alla fine l'effetto luminoso lo dà, non è pesante, quindi non fa effetto pandoro, effetto sticky, quindi quell'effetto un po' troppo cipriato. A me piace come risultato finale. È un fondotinta dal finish luminoso, dal finish satinato, quindi per una pelle come la mia che è secca è direi che è perfetto. Questa zona qui vedete come è piuttosto secca, non la evidenzia. Adesso vabbè, il prodotto è stato appena applicato, non fa stacco col collo, quindi un pochino il prodotto cambia colorazione, quindi anziché scurire si schiarisce. Misteri della fede, non lo so. E attenzione, il prodotto quando lo vedete sull'espositore, siccome è fermo da giorni, potete vedere che la parte oleosa si separa da quella del pigmento, quindi la parte oleosa si separa dal pigmento proprio perché stando fermo per un tot di giorni c'è questa separazione, la separazione delle acque. Quindi bisogna agitarlo per bene. È una cosa normalissima perché la parte oleosa si separa appunto dal pigmento una volta che il prodotto è fermo. Lo consiglio assolutamente sì, anche a una pelle grassa, forse non eccessivamente grassa perché la parte o comunque la parte oleosa si percepisce. L'ho detto, in questi giorni ho usato per una curiosità mia questo olio di Mulac che mi va a idratare ulteriormente la pelle.
Ho notato che l'effetto satinato, l'effetto luminoso è più evidenziato, quindi a me piace di più, onestamente. Cos'altro dirvi? Le colorazioni purtroppo sono soltanto tre. Vado appunto a settare la zona T con la mia amata Fluffy di Neve Cosmetics, questa qui. Al momento quindi il prodotto non è più in offerta, a meno che adesso non metteranno qualche offerta natalizia, questo non lo posso sapere. Il prodotto si comporta benissimo durante la giornata, non devo stare lì a ritoccarlo, non si insinua nelle pieghette, nella ruga qui di espressione del pensatore, non va ad inserirsi, non lo sento sul viso. Adesso però che ho applicato l'olietto un pochino di prodotto sulla pelle, lo avverto, si trasferisce sugli abiti, non è no transfer. Che dirvi? Per rapporto qualità quantità prezzo lo consiglio assolutamente. È un fondotinta perfetto, ma forse per la mia tipologia di pelle perfetto no, ma è sulla buona strada. Io questo qui ve lo straconsiglio, provatelo perché merita di essere provato. Se avete domande sono qua, se avete altre curiosità che mi sono scordata di dirvi, Mi dica. sono sempre qua. Ma raccomando, iscrivetevi al canale, ma questo è vero e finto, è vero. Iscrivetevi al canale e col mio angolino di caldo, vi aspetto per un tè tra amiche. Ciao!